Ciao a tutti da Saridor e bentornati su The Planet Crafter. In questo episodio proseguiremo l'episodio di ieri. Se non l'avete visto, andate a vederlo perché ci sono delle cose veramente interessanti. Oggi troveremo zone laviche, immensi portali e navi gigantesche da esplorare. E già che ci siamo, ci mettiamo anche un po' di lava. Ma non aggiungo altro, buona visione. Allora, abbiamo tutte le risorse per fare due estrattori di gas. Allora, l'estrattore di gas dove cazzo lo facciamo? Allora, io lo farei tipo da una parte che non rompa le balle. Ovviamente, per carità. Se lo facessimo tipo qui, attaccato al muro. Innanzitutto bisogna vedere se possiamo metterlo, Allora, estrattore di gas. Sì, lo possiamo mettere. Ok, mettine uno e mettine due. Ok, mi fa vedere come funzioni? Cartuccia di metano. Ah, mi troverà del metano, quindi, si suppone. Cartuccia di metano anche a lui. Non... 80 secondi. Ok. Ah, e genera calore. Perfetto. Vabbè, è meglio di niente. Genera calore, mi va benissimo. Allora, possiamo fare poi un'altra cosa? Sì, possiamo fare un'altra cosa. Ovvero, dove sta? Manipolatore del DNA. Manipola il DNA per creare nuovi geni. Allora, io non so ancora nulla di questa cosa, però lo possiamo fare, facciamolo. Allora, come al solito ci manca una cosa, ovvero il cobalto. Allora, io sto raccogliendo tutte le risorse possibili e immaginabili. Cosa quello a fare il rosso non lo so, tranne che il cobalto. E evidentemente il cobalto mi fa schifo. Non l'ho mai raccolto, non l'ho mai messo in inventario. Non so per quale ragione, vabbè, il mondo è bello perché ha variato. Allora, torniamo immediatamente dentro e facciamo il manipolatore. Il problema qual è? Che... dove lo metto? Dove cazzo lo metto? Mi dirai, c'è tutta sta stanza qua, mettiamolo qui. Nelle cose di crafting, tipo. Allora, manipolatore, ecco. Ho detto, gioco. Perché? Ma perché non ho fatto la polvere esplosiva deficiente, che non sono altro? Vabbè, è poco male. Voi non dovete sapere queste cose. Ok, abbiamo craftato, ho detto gioco, che figura di merda. E mettiamolo qua, dove sei? Eccoti qui. Era l'osmio, la pepita di... Che cazzo di ti odio, vabbè. Superlega, pepita, zeolite e osmio. Sono tutte cose che abbiamo? Assolutamente sì. Ok, adesso possiamo farlo? Direi di sì. È così? Mettilo lì. Ok, abbiamo sbloccato cose? Sì, abbiamo sbloccato cose. Allora, gioco, mi dici cosa... Apri il manipolatore. E dovrò metterci qua delle robe? Suppongo di sì. E qui invece... Formule DNA. Seme di albero. Seme di albero. E... seme di albero. Ah, qua possiamo fare... ma mi serve del mutageno. Ho capito, gioco un attimo. Che palle, minchia, se non bevi qua guai. Allora, il mutageno, per curiosità, lo si fa di qua? Mi sembra di sì. Mutageno. E anche il campione di batteri. Ok, abbiamo ricevuto un nuovo messaggio. Ok, andiamo a vedere chi è che rompe i coglioni. Sì, già che siamo qua. Allora, dov'è? Eccolo qua. Abbiamo ricevuto più di messaggi. Ah, qua ci dice... sì, ci dà un pochettino le note per iniziare, ma voglio dire, cazzo me ne faccio. Ormai siamo già un pelino avanti, Allora, vedo che il calore sta salendo alla velocità della luce, assolutamente sì. L'ossigeno anche. E la cosa non mi dispiace affatto, anche la pressione, ma non più di tanto. Non più di tanto, dovremmo riuscire a sparare su un razzo di pressione? Sì, vabbè, ma che cacchio me ne faccio. Allora, possiamo fare i vegetubi. E la cosa non mi dispiace, Allora, potremmo... sì. Allora, intanto non so cosa cazzo stia succedendo, ma è diventato tutto blu. Porca Eva, questo che picchiato. Questo qua era grosso. Porca puttana. Cosa cazzo era sto coso? Minchia, che botto. Mi dai... osmio? Zolfo? Ma va benissimo! Ma ne cadessero! Ma pensa a te, guarda che... Vabbè, questo no.
Guarda che lavoro! Porca Eva! Continuano! Guarda! Guarda! Madonna mia, ma è pieno di risorse quello lì! Io mi ci avvento con cattiveria! Guarda qua! Allora, dobbiamo aspettare comunque che despugnino i detriti. Eh sì, direi proprio di sì. Porca Eva, ragazzi! Ma guarda risorse! E lì ce ne sono altre! Ce ne sono da tutte le parti! Ma vaffanculo. All'inventario pieno. Allora, com'è tutta sta grazia gioco? Sono caduti meteoriti enormi? Sì, assolutamente sì. E pieni di risorse rarissime? Sì. Allora, signor Totono, prima di partire all'avventura, andiamo a prendere tutto. Qualsiasi cosa, perché qua sono cadute risorse mica da ridere, eh. Andiamo a vedere se riusciremo a prenderle. Io conto di sì. Io conto di no. Io conto proprio tanto di no. Ma guardate che bastarda come si è bloccata. Abbiamo ricevuto un altro messaggio? Sì, mi domando chi è che rompe le valle. Vabbè, dopo andremo a vederlo. Allora, io ho raccolto un po' di roba, di quella poca che ho trovato. E tutto il resto io non so dove cacchio sia, ma vabbè, poi girandola la si troverà sicuramente. Vabbè. No, eh. Ok, sappiamo che l'acqua per ora non la possiamo toccare, probabilmente non è ancora pulita. Allora, o forse non si può bere, non ne ho la più pallida idea. Allora, dunque, vediamo un pochettino. Lì c'è della roba luccicosa? Sì, ma è cobalto. Allora, a questo punto noi mettiamo lo spargitore di semi G2. Ok, guarda, ma vaffanculo, sono sbagliato, che palle. Allora, io faccio una bella cosa? Sì, io faccio una bella cosa, ma tanto una bella cosa, eh. Guarda, li metto tutti qua. Tutti qua attorno, perché così sono raggiunti. Sì, dovrebbero essere raggiunti. Ah, e possiamo metterci un seme, ad esempio. 1100% me coglioni. Ok, andiamo alla ricerca di semi. Ok, questo ci darà il 900%. E questo ci darà anche lui il 900%. Ah no, questo 400. Allora, facciamo una prova. Io ti tolgo e ti rimetto. Cosa otteniamo? Un cazzo. Perché so che ogni tanto queste cose si buggano. Infatti, 900. Ti sei 400, però. Ma va bene, dai, per ora lo facciamo andare bene così, poi vediamo. Allora, possiamo vedere che l'ossigeno, il calore e la pressione stanno salendo. Anche la biomassa di poco, eh. Ah, ma stiamo parlando di tonnellate? Sì, stiamo parlando di tonnellate. Stiamo generando 6 kg di biomassa. Ok, ma siamo indietro come non so cosa. Allora, io direi di fare questo razzo spargi semi, eh. Ho un moltiplicatore d'ossigeno del 1000. Wow, ci servirà motore, superlega, campione di batteri, mutagene e corteccia d'albero. Sono cose che possiamo fare, sì. Veloci. Allora, abbiamo di nuovo ricevuto un messaggio. Sta rompendo un po' le balle, la butto lì. Allora, andiamo a recuperare tutta la roba che ci serve e... Mai una volta che ci azzecco. E iniziamo a craftare cose. Voglio tirare su a tutti i a proposito, mi serve il metano. Me l'avete... Cosa cazzo mi hai trovato? Una cartuccia d'ossigeno? Vabbè, pigliala. No, schifo non mi fa. Ah, qua abbiamo tutto metano. Ok. Dovremmo fare un altro armadietto? Assolutamente sì. Che bello. Non so più dove metterli. Ok, al momento creiamo No, che palle, mi sono sbagliato. Tanto mi servono ancora 3 di alghe e 1 di acqua. Ci vorranno le vite. Madonna. E per il mutagene un campione di batteri che abbiamo, una cartuccia di metano e ok, adesso dovremmo avere tutte le risorse. La butto lì. Allora, gioco dice sì, abbiamo tutte le risorse. E a questo punto allora andiamo a sparare immediatamente il razzo per l'ossigeno. E magari ci fa arrivare giù qualcos'altro? Dubito. Ma vabbè, è lo stesso. Ok, ecco craftato il nostro razzetto per lo... Un cazzo ci hai messo una pianta dentro? Vabbè. Vabbè. Spariamolo, dai. Vada. Compia il suo dovere. Wow. Spettacolo.
Guarda come parte. Ok, il nostro razzo è partito. Mi domando se faranno cose, se succederanno cose. Dovrebbero. Dov'è? Ah, è già andato. Guarda, pulviscolo nell'aria. Sono successe tante cose. Allora, se adesso andiamo a vedere i nostri indicatori, dovremmo essere... magari qua dentro no. Diciamo che sta aumentando, ma proprio di brutta maniera. Porca Eva. Allora, io vorrei sapere cosa cazzo me lo porto dietro a fare. Uno di cobalto, sempre. Vabbè, è lo stesso, è lo stesso. Allora, facciamo... Sì, ordine compulsivo. E due di ossigeno... Sì, portiamocela via. La corteccia d'albero magari no. Allora, signor Tottano, adesso noi andiamo là. Perché volevo vedere una cosa che ho scoperto un bel po' di tempo fa, ma che non ho ancora esplorato. Andiamo a darci un'occhiata immediatamente, veloce. Tanto abbiamo anche due cartucce d'ossigeno, che voglio dire... Si sa mai, ecco, si sa mai. Signor Tottano, guardi un pochettino qui cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato un ingresso? Abbiamo trovato un ingresso, sì. Wow. Ma è ingresso di cosa, mi domando? Allora, questa sembra tipo una grotta sotterranea, sì. Sì, però non c'è... Non c'è... perché qua... Questa sembra una porta. Qua è una porta. Abbiamo trovato una porta. Ah, mi domando come si aprirà. Lo scopriremo poi, spero. Una caverna con tanta bella superlega anche. Wow. Ok, continuiamo a cercare che magari troviamo cose. Allora, abbiamo trovato un mondo superlega, sì. Ma null'altro. Porca Eva, peccato. Peccato veramente. E c'è quella porta strana lì che dobbiamo trovare modo e maniera per aprirla. Ammesso e non concesso che si riesca ad aprire. Non lo sappiamo ancora. Allora, signor Totem, guarda un pochettino dove siamo. Lì ci sono delle scale. Ma... Non possiamo. Non possiamo scendere. Peccato. Peccato. Vabbè, pazienza. Nortotano, facciamo la minchiata un po' del secolo. Avviciniamoci là a qualcosa. Vediamo un pochettino cosa c'è all'interno. Così è, giusto per la scienza. E per morirci male. Allora, signor Tottano, là vedo un enorme relitto. Volevo andare da una parte e siamo andati esattamente nella parte opposta. Ma va benissimo così. Va benissimo così. Andiamo a vedere là cosa abbiamo. Allora, vedo della lava. Vedo della lava. E la cosa non mi piace. Ma non mi piace, però, wow, guarda, porca trota, ho detto porca trota, non ci sono abituato, di solito sono molto peggio, guarda che relitto, e c'è una cassa. E c'è la lava, evitiamola. Ok, sono tutte risorse di base. Sì, mi prendo giusto l'uranio perché va bene. Mai una volta che trovi delle risorse rare. Tipo questa. Tipo l'ossidiana. Abbiamo trovato l'ossidiana e immaginavo che fosse nella zona vulcanica. È archi insegnam, va da sé. Porca troia. E là c'è una cassa. Ah, è quella di prima. Dove cazzo era quel relitto? Allora, proviamo a salire. Andiamo sempre più in alto. Però fermiamoci anche, magari. Ma ci siamo passati davanti. Ma che scemo. Ok, torniamo giù. Oh, è lì, ce l'abbiamo davanti. Porca troia, che bestia. Porca Eva. Che bestione. Cos'è sta a fare che sbrilluccica? Ah, chissà cosa sarà. Porca puttana! Che bestia che non è! E come cacchio lo giro io tutto sto affare? E soprattutto da dove si entra? Ah, vabbè, da dove si entra forse l'abbiamo anche trovato. Se non ci baghiamo male può essere. E siamo entrati? Siamo entrati! Wow!
Allora, facciamo poi una cosa, perché sì, siamo entrati, ma ecco, dobbiamo fare un'unità abitativa a tutti i costi, e me la metti lì, e la porta, perché così, gioco, io ti odio. Ok, abbiamo fatto l'unità abitativa, andiamo subito immediatamente a esplorarlo? Se riesco a entrare, volentieri. Che palle. Allora, qui al ponte superiore sembra che non ci sia nulla. Proviamo a entrare? Proviamo tanto a entrare. Ok, qua non possiamo entrare. Perfetto. C'è una porta. E non solo. E non solo. Guarda qua roba. Guarda. Ah, detriti industriali, ma non li possiamo smantellare ancora. Non la voglio smantellare, la voglio aprire. Vabbè, questo tienitelo. Guarda roba che non c'è, se riuscissi a passare. No. Ok, non possiamo aprire. Ci serve il kit G2. Vabbè, andiamo da sta parte. Andiamo da sta parte. Vediamo cosa offre la ditta. Entro domani, grazie. Un po' di roba dovrebbe esserci. Sì, il problema è che qua c'è una chest. Allora, io faccio finta di niente e mi prendo tutto quello che mi serve. Tanto, voglio dire, credo che a voi qui non servirà più, ecco, mettiamolo così. Allora, lì c'è una chest, sì, però guarda qua. Vabbè, l'asta di radio te la lascio, perché per ora non mi serve. Allora, continuiamo nella nostra esplorazione. Qua si è compenetrato tutto male. E... ok. Domanda, dov'è che dovevamo andare di qua? Sì, direi proprio di sì. Allora, qui c'è un'altra cassa di stoccaggio. Sì, c'è un'altra cassa di stoccaggio. Questo me lo prendo. Lo zeolite me la prendo. Mi prendo anche la Superlega. Ho capito. Che palle che siete. Allora, vabbè, prendiamoci la bottiglia d'acqua, poi dobbiamo uscire. Guarda qui, il problema è uno solo, tipo, da dove si esce. Allora, qui c'è tantissima roba, ma proprio tanta. E allora, da quello che vedo, la zona, sì è un cerchio. Perfetto. Infatti, qua dovremmo essere sul ponte di comando. Sì, siamo sul ponte di comando. Allora, cerchiamo di andare qua e prenderci un po' di ossigeno. Wow, quanta roba che abbiamo trovato! C'è anche quello. Ma quello credo non sia nulla di che. Allora, questo non credo ci si possa entrare. A vederlo così. No, questo è il culo. No, direi di no. Ho trovato un bel po' di roba, Totano. Wow. Guarda te. Porca troia. Allora, male che vada, io tutto sto faro qua lo butto via. E ci riprendiamo quello che ci serve. Allora, il problema adesso sarà solo uno. Riuscire a tornare indietro. Totano. Madonna. Ancora un po' finiamo a bagno. Non è bello se finiamo nella lava, glielo dico. Ma proprio per niente. Ci siamo già finiti una volta, sì. Lo avete visto voi? No, perché col magico potere dell'editing certe figure di merda rimarranno solo tra me e me. Allora, sì, vabbè, qua ci sarebbe da girare l'universo e oltre. Guarda che mare! Porca Eva. Vabbè, abbiamo trovato cose, sì, abbiamo trovato tante cose. Ma proprio tante. Potremmo tornare indietro a questo punto. Non prima di aver preso ancora un po' di ossidiana. Signor Totten, abbiamo trovato degli altri relitti? Sì, non credo che in quelli però riusciremo ad entrarci. Ma è lo stesso. Allora, dobbiamo tornare a casa? Sì. Abbiamo poco ossigeno? Sì. Moriremo? Ci sono ottime probabilità. Pazienza, pazienza. Purtroppo non ho il chip della mappa, che in questi casi mi aiuterebbe tantissimo. Allora, signor Totten, siamo tornati qua nella zona, quella interessante? Sì. Forse, riusciamo a salvarci. Se riusciamo a trovare le nostre capsule, ovviamente. È quello il problema.
madre, cazzo, saranno, non ne ho la più pallida idea. Allora, vedo un pennacchio, quindi la direzione era quella. Sì, eccola là. Là ce n'è una, perfetto. Forse ci salviamo. Forse, mi ricordavo di aver messo dei pennacchi o robe simili. Cioè, di aver visto. Adesso quello che mi interessa è riuscire a raggiungere la nostra cellula abitativa, questa, per rifarci dell'ossigeno. Guarda qua roba che ci ho lasciato. Allora, forse abbiamo trovato la nostra via di ritorno? Non garantisco. Ci spero, ma sì, ecco. Sì, dovremmo aver ritrovato la via d'uscita. Meno male, ci siamo salvati per il rotto della cuffia, Cioè, non è ancora detto. Però quantomeno siamo in una zona proprio ospitale. Insomma. Signor Totano, siamo arrivati a casa. Wow. Casa, dolce casa, finalmente siamo arrivati. Ok, eccoci qua. Allora, mettiamo subito a posto tutte le risorse. E voglio dire, dobbiamo fare un altro armadio. Sì, dobbiamo fare un altro armadio. Allora, signor Totano, stiamo dando un bel boost. Ma proprio un bel boost. Allora, abbiamo 162.000 parti per Q di ossigeno al secondo. Il calore siamo a 100.000. La pressione è bassa. E anche la biomassa è bassa. Dobbiamo boostare a questo punto la pressione e la biomassa. E ho capito, un attimo, che palle. Signor Totano, abbiamo un bel po' di lavoro da fare. Volevo andare là, siamo andati dalla parte opposta. Ma va benissimo così. Azzo, se va bene, abbiamo trovato milioni di risorse fondamentali che ci serviranno prima di subito. E dobbiamo assolutamente boostare tutto, perché siamo bassi. Siamo ancora bassi per la nostra terraformazione. Signor Totano, diamoci da fare, dai. Spicchiamo il volo, via. E per ora fermiamoci qui, abbiamo trovato mondo risorse? Assolutamente sì, dobbiamo boostare a tutti i costi tutti gli indici di terraformazione per ottenere più progetti possibile. Nel prossimo episodio faremo appunto questo. Comunque, se il video vi è piaciuto, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale, fate qualcosa che volete, tanto ormai lo sapete. E noi, se vorrete, ci vedremo in un prossimo episodio. Ciao ciao!